Rivolgo un saluto affettuoso a tutti gli abitanti del territorio di Barga. Mi è stato chiesto di esprimere la mia percezione circa ciò che stiamo vivendo, un periodo strano, surreale, quasi tutto fermo, strade, attività, chiese, scuole, indossare la mascherina, stare a distanza. Difficile da accettare, ma dobbiamo farlo per evitare il collasso sanitario. Dobbiamo essere corresponsabili gli uni della vita degli altri. La tecnologia ci aiuta, insieme all'amico telefono, a restare uniti, seppur fisicamente distanti, superando paura e solitudine. Coraggio, Barga, andrà tutto bene. Utilizziamo questo tempo per riconoscere, apprezzare gli affetti veri, ricercare l'essenziale, riscoprire in famiglia la creatività e, chi crede, il valore della preghiera. Penso ai genitori, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli anziani, agli operatori sanitari, a tutte le istituzioni e associazioni che si adoperano per aiutare i più fragili, chi è solo, chi è ammalato o in quarantena. Che il Signore ci aiuti a scoprire il senso della situazione che stiamo vivendo e presto poter tornare alla vita ordinaria, alla vita di prima, a nutrirci insieme anche della parola e del pane eucaristico che sono il sostegno della nostra vita, del nostro cammino. Le chiese sono aperte per la preghiera individuale. Noi preti celebriamo l'Eucaristia da soli, ma uniti a ciascuno. Non ci scoraggiamo. Rivolgiamoci ai nostri santi, intercessori, la Madonna del Molino, San Cristoforo, San Rocco, San Giuseppe, tutti gli altri santi che invochiamo nelle nostre chiese, che vegliano sulla nostra città e su tutti i suoi abitanti. Il Signore ci benedica e un saluto a tutti voi.